Football Club completa il quadro perfetto del calcio laziale, dando anche la sua pennellata di arancione alle Final Six a Chianciano. Costretti a vincere, i ragazzi di Baronio non hanno fallito la missione qualificazione, stendendo il San Sepolcro e volando verso Chianciano. La prima occasione per gli Orange arriva al 17esimo, quando Calderini rischia sul retropassaggio verso Sacconi, chiamando il proprio portiere a uscire per fermare Chiti. I bianconeri rispondono al 22esimo con Barbagli che sfrutta il buco di Siciliano per arrivare davanti a Nota, cacciando però tra le braccia dell'estremo difensore di Baronio. Il numero 6 Orange prova però a farsi perdonare al 26esimo e per poco non ci riesce, mandando non di molto alto il suo tentativo da fuori area. Il centrale di Baronio è protagonista anche sul ribaltamento di campo, quando chiude su Tavernelli, fermando nella bella combinazione con Giovacchini. Nel finale il football spinge, al 40esimo Sacconi smanaccia il corner da destra, ma sul pallone si avventa Meledandri che calcia a botta sicura ma vede il suo tentativo respinto dal muro bianconero. Al 42esimo prova invece ad accendersi in Palomeni che salta due uomini ma conclude alto sopra la traversa. Nella ripresa gli Orange tengono il piede sull'acceleratore e infatti passano una manciata di secondi prima che Sacconi debba superarsi sul colpo di testa di Fratini. Un giro di lancette dopo però il football passa. Mischia in area San Sepolcro, in Palomeni calcia ma di fatto ricama un assist perfetto per Chiti che da due passi non può esentarsi dal portare i suoi sull'1-0. Gli Orange iniziano a spingere con più frequenza, infatti al 25esimo è Leontado Cunzo a ritrovarsi il pallone per raddoppiare, calciando però su Sacconi. È poi Craxi a presentarsi in area di rigore, mettendo però il suo destro sul fondo. Per il numero 20 l'opportunità di rifarsi è però dietro l'angolo, perché alla mezz'ora è proprio Craxi a staccare sul corner dalla sinistra, mettendo dentro il sigillo che vale un bel viaggio in Toscana per lui e tutti i suoi compagni. Nel finale potrebbe anche arrivare il 3-0, ma l'ultimo tentativo si perde sul fondo, non incidendo però su una vittoria che porta a Chianciano il Football Club. I campioni regionali accedono alla Final Six e ora i loro sogni si tingono sempre di più di verde, bianco e rosso.